nulla è valso l'intervento dei soccorsi nella giornata di venerdì 6 ottobre a Lago Sirio. L'allarme è scattato per una donna in acqua nel lago che non riemergeva più. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la barca e i sommozzatori, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 51, i carabinieri della compagnia di Ivrea e il 118. Dopo circa un'ora di ricerche, il corpo senza vita della donna, classe 1971, è stato individuato e recuperato. Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Non è chiaro infatti se possa essere caduta o se si sia trattato di un gesto inconsulto.